c'è la parola il dottor Corazzin, che ve lo presento, è l'agronomo che ha fatto il piano di potatura e abbattimento delle alberate cittadine, ha lavorato due anni e mezzo e adesso sono stati, come avete ben visto, sono iniziati i lavori. Ma prima di lasciare la parola a lui, volevo dare alcune piccole note anche per chiarire, penso e spero, delle incomprensioni che sono nate in questi giorni. Intanto mi riferisco al primo appuntamento, quello del 25 settembre scorso, che si è tenuto qua in sala consigliare, si è tenuto alle 21, un orario che ci sembrava comodo per chi naturalmente durante il giorno lavora. A quell'incontro, a quell'appuntamento pubblicizzato attraverso delle locandine, attraverso dei manifesti, portato dalla Polizia Municipale in tutte le buche dei residenti nelle vie dove in modo particolare erano interessati ai tagli delle piante, quindi in via Piave in modo particolare e in via Le Verone. A quell'appuntamento hanno risposto alcuni cittadini di via Le Verone, hanno partecipato e hanno anche interagito con l'agronomo alcuni commercianti di via Le Verone, però devo dire che la partecipazione non è stata quella che l'amministrazione si sarebbe aspettato, non erano presenti molte persone che vedo invece presente oggi, quindi vi ringrazio per la presenza. Venendo all'incontro di oggi, ho letto già, purtroppo, come tutte cose che l'amministrazione fa, senza capire le motivazioni, subito di botto delle critiche, perché alle ore 15 e perché oggi senza un preavviso. Oggi senza un preavviso, il preavviso c'è stato, ma naturalmente limitato nel tempo, perché come dice lo Statuto Comunale e come dalla petizione ricevuta, sono arrivate le firme, tra l'altro lo Statuto Comunale dice che le firme devono essere di cittadini residenti a Rivarolo, visto che ci sono molte firme di cittadini non residenti a Rivarolo, ma questo non inficia naturalmente la petizione, anzi forse vuol dire che Rivarolo, diciamo, le alberate e la bellezza di Rivarolo interessa a molti anche non residenti, ho visto delle firme anche di milanesi e anche di un signor residente alla Spezia, benvenga. Dicevo, la petizione chiede un incontro urgente con l'amministrazione, con il sindaco, con gli esperti, prima del 4 novembre. Prima del 4 novembre non è stato possibile perché io la petizione l'ho vista venerdì pomeriggio, è arrivata al protocollo al mattino, l'ho vista venerdì pomeriggio e quindi è stato il tempo sabato di fare la convocazione e quindi naturalmente di organizzare l'incontro oggi. Perché le ore 15? Le ore 15 perché il dottor Corazzin si è reso disponibile dopo l'incontro a fare una passeggiata lungo il Viale del Castello, lungo Viale Berrone, eventualmente anche via Piave, per far vedere direttamente dal vivo sul posto la situazione delle nostre piante, delle nostre alberate. Quindi naturalmente farlo alle 21 di sera o anche solo alle 18 voleva dire poi non più recarsi sul posto con una condizione di luce accettabile. Ecco perché le ore 15. Quindi noi siamo qui oggi per rispondere naturalmente a tutte le domande che sono state fatte, qualcuna in modo molto garbato, qualcuna, devo essere sincero, lo posso dire di persona perché ho avuto anche così degli attacchi poco simpatici e tra virgolette anche qualche insulto, ma vabbè, tutto fa. E quindi siamo qui per rispondere alle domande dei cittadini. Cittadini che giustamente si chiedono perché gli alberi di Rivarolo, in una parte gli alberi di Rivarolo, l'avete visto anche in un comunicato stampa che io ho fatto anche una quindicina di giorni fa, prima di iniziare ufficialmente i lavori. La città di Rivarolo ha un patrimonio importante di oltre 2000 piante. Di queste 2000 piante che il dottor Corazzin ha schedato una per uno fin dall'ottobre, dal novembre dell'anno 2016, quindi 2 anni e mezzo fa, ha fatto una cartella clinica di ogni pianta. Di queste piante circa 160 sono ammalorate, sono molto malate e per vari motivi il dottor Corazzin ha
indicato all'amministrazione che secondo lui era meglio abbattere. Ora naturalmente gli amministratori non sono dei tecnici e quindi avendo dato l'incarico al dottor Corazzini, il quale ha fatto un lavoro fatto bene, il dottor Corazzini non è l'ultimo arrivato, è anche l'agronomo che segue il comune di Milano, e quindi naturalmente fidandosi di lui abbiamo deciso di sposare il piano che lui ci ha proposto. Piano che lui ci ha proposto che durerà 3 anni e ha una serie di ha un cronoprogramma che poi lui stesso andrà a spiegarvi che in parte è già stato anche mandato agli organi di stampa e pubblicato sul sito. Devo dire che vedendo le polemiche che ci sono state sugli abbattimenti delle piante, leggendo anche gli articoli di giornale di questi giorni, dove in buona parte d'Italia tanti alberi sono caduti proprio perché non hanno avuto la giusta manutenzione, tra virgolette, precedente, si sono ammalati e non hanno avuto le dovute cure e in certi casi non sono stati abbattuti là dove dovevano abbattersi, ma tante sono le notizie apparse sugli organi di stampa, ma ce n'è una che proprio recentemente, ed è di sabato scorso, sulla pagina di Metropoli della Stampa, questa pagina qua, dove dice: stupinigi, troppe alberi abbattuti dal temporale, ci vogliono controlli. E qui c'è il sindaco di Nichelino che chiede a forza alla città di Torino e alla città metropolitana di fare come è stato fatto, dice il sindaco di Nichelino. Nichelino, fino a pochi anni fa, aveva un problema simile all'interno del parco del boschetto, simile vuol dire con alberi che cadevano. Gli alberi cadevano uno dopo l'altro ogni qualvolta il vento sferzava la zona. Solo dopo un'analisi attenta si è scoperto che molti fusti erano ammalati e dovevano essere abbattuti, risolvendo poi il problema. Non vorrei fosse il caso anche di stupinigi, perché l'articolo si riferisce alle alberate cadute a stupinigi. Conclude il sindaco, ma per saperlo bisogna agire subito. E mette così un punto importante chiedendo al Comune di Torino, alla città metropolitana, di fare un piano, uno studio sugli alberi della zona che finora non è stato fatto. Cosa che invece è stata fatta a Rivarolo, è stata fatta secondo me molto bene, il progetto è un progetto che ha un senso e questo senso ve lo spiegherà il dottor Corazzini, a cui lascio la parola. Buongiorno a tutti. Allora, mi presento perché anch'io ho letto delle cose a volte un po' troppo piacevoli. Io non sono un boscaiolo, non sono abbattitore di alberi, non godo quando faccio tagliare un albero. Okay? E quindi questa è una premessa fondamentale. Faccio questo mestiere da circa 30 anni, mi occupo di valutazione di stabilità e di paesaggismo. Allora, vanno spiegati alcuni concetti base prima di partire con le disquisizioni. In termini di programma gradirei che questa riunione qui dentro durasse il meno possibile e si passasse più tempo possibile in campo con gli alberi davanti, perché con gli alberi davanti si riesce a vedere, a toccare molto di più rispetto a quello che posso dire io. Comunque io sono a disposizione per qualsiasi domanda sia necessaria. Allora, io il comune di Rivarolo lo conoscevo anche da prima, perché nel 2013-2014 avevo già fatto un lavoro di catalogazione degli alberi allora, quindi di fatto ho ripreso in mano una situazione dopo 2 o 3 anni di pausa e di fatto quindi conosco discretamente bene il territorio e quindi ho avuto anche modo di vedere l'evoluzione del popolamento arboreo del comune, anche vedendo quello che nel frattempo è successo e non è successo. Non voglio perdermi in discorsi strani, perché credo che ci siano alcune cose che interessano in particolare, senza perdermi su storie larghe. Allora, magari andiamo con la seconda diapositiva. Allora, nel momento in cui si decide, o nel momento in cui suggerisco, o nel momento in cui prescrivo l'abbattimento di un albero, premetto che la mia parcella professionale non cambia se faccio abbattere l'albero o non lo faccio abbattere, così come la legna ha un valore talmente basso che non è conveniente, cioè per smaltire la legna si paga, quindi
non me ne viene in tasca, non ho il caminetto a casa, quindi non me la godo nella batteria. Posso dire che provo anche un senso di sofferenza estremo, perché comunque gli alberi sono, sono una delle cose che conosco un po' di più e che tutto sommato io sono affascinato. Ma nel momento in cui mi viene commissionato lo studio di un patrimonio arboreo e contemporaneamente di suggerire degli interventi, ci sono diversi aspetti che sono da considerare. E sono aspetti che influenzano quello che è poi la decisione, il suggerimento che vado a dare circa l'abbattimento di un albero. Io ho visto delle osservazioni anche corrette sul fatto che solo alcuni sono pericolosi. Cioè, il mio compito non è solo di mettere in sicurezza la città, non ho solo quel compito lì. Nel momento in cui si decide di abbattere un albero ci sono tanti altri parametri di cui si deve tenere conto. Il primo parametro è la qualità ornamentale. La qualità ornamentale non è una cosa del tipo mi piace o non mi piace. La qualità ornamentale viene calcolata, stimata in base a dei parametri ben precisi, se poi a qualcuno interessa posso fornire i dati, in cui si tiene conto di tutti gli aspetti dell'albero. Tanto per essere chiari e precisi rispetto al tema, un albero morto in piedi, secco in piedi, okay, potrebbe essere un albero in classe A, perché la classe di cedimento, di propensione al cedimento, che è il secondo aspetto, cioè il pericolo, okay, il pericolo non ha niente a che fare con gli altri aspetti. Un albero può essere bellissimo ed essere in classe D, un albero morto in piedi può essere in classe A, perché la classe di propensione al cedimento esprime la probabilità che un albero possa cadere. Quindi un albero, se uno valuta soltanto la classe di propensione al cedimento, valuta solo quell'aspetto lì, un albero morto può essere in classe A, cioè nessun rischio di cedimento. Faccio un esempio concretissimo. Voi a Rivarolo non siete toccati dal cancro colorato del platano. Il cancro colorato del platano è una delle patologie che sta decimando i platani in giro per l'Italia e per il mondo. Bene, un albero malato di cancro colorato non è per nulla pericoloso, è una classe A, se non ha altri problemi. Eppure lo si deve abbattere perché è una patologia che per legge deve essere abbattuto. Addirittura quando il platano muore non è pericoloso, eppure è un albero morto in piedi. Perché? Perché non è che un albero morto di fatto è pericoloso. Quindi uno degli aspetti che si deve valutare nella scelta di un abbattimento è la qualità ornamentale. Ripeto, che non è fondata sul mi piace o non mi piace, è fondata in base a determinati parametri. Quali sono i parametri che determinano la qualità ornamentale? Sono lo status della stazione, e facciamo un esempio concreto parlando di stazione. Parliamo di Viale Berrone. Il Viale Berrone, come sono messi questi alberi? Allora, sono alberi che sono stati racchiusi dentro una fioria di cemento, tagliando allora tutte le radici che c'erano attorno. La fioria di cemento è stata riempita di terra, quindi c'è un colletto interrato di 70-80 cm, e se qualcuno se ne intende un po' di arboricoltura o se non se ne intende vada a studiarsi le cose, che cosa vuol dire un colletto interrato. Siamo di fronte a piante gestite a testa di salice, quindi sono delle piante che sono state capitozzate tantissime volte nel tempo e gestite appunto a testa di salice. Se uno conosce un po' l'architettura degli alberi, la fisiologia eccetera, ed è in grado di sostenere che è corretto gestire un ipocastano a testa di salice, sarei contento me lo spiegassi, ma poi andiamo in campo a vedere come reagisce una pianta a gestire un ipocastano gestito a testa di salice, ok? Se noi guardiamo il castello, al di là di quello che è il fusto, se noi guardiamo il castello è pieno di carie e di buchi ovunque. Sono alberi che dal punto di vista della qualità ornamentale direi che è decisamente scarsa, scadente. Rispetto alla pericolosità, è l'altro aspetto, in Viale Berrone ci sono delle piante in classe CD o
ormai diventate in classe D, quindi ci sono le piante che sono anche ora pericolose, molte altre invece sono in una classe C o verso CD. Cosa significa? Che sono piante che hanno delle grosse anomalie strutturali, non ancora tali da essere pericolose, ma non le grosse anomalie strutturali. Quindi valore ornamentale estremamente basso perché ci sono dei difetti di gestione e dei difetti di stazione. Stazione significa colletto interrato, radici tagliate dentro una fioriera, eccetera, eccetera. Okay. Colletto castello pluricapitozzato nel tempo, gestita a testa di salice, quindi piante con delle carie che non hanno, piante che non hanno nessuna possibilità di essere recuperate. Poi c'è un aspetto che riguarda la pericolosità, quindi ci sono delle piante pericolose nell'immediato, altre che non sono pericolose nell'immediato. C'è anche un po' un impianto disetaneo, nel senso che ci sono piante anche giovani, sono due o tre piante che effettivamente non hanno nessun problema, ma stiamo parlando di un suggerimento che devo dare e dopo ci arrivo a spiegare il dettaglio di determinate scelte. Poi c'è un aspetto del rischio. Rischi e pericoli non vanno confusi, ok? Si fa spesso confusione tra rischio e pericolo. Il pericolo è la probabilità che una cosa possa accadere. Il rischio è legato alle conseguenze che potrebbe avere questo evento. Un albero in classe D in un bosco può stare assolutamente in piedi, non c'è nessun motivo, perché la probabilità che possa provocare un danno o la probabilità che possa provocare un danno molto importante è una probabilità estremamente bassa. Un albero lungo una tangenziale, molto più che in una scuola, per assurdo, perché in una scuola tutti siamo preoccupati di mettere in sicurezza la scuola, ma in scuola i bambini escono mezz'ora al giorno per 5 giorni a settimana, 9 mesi all'anno, lungo una tangenziale passa una macchina ogni secondo, ogni minuto, quindi il rischio è molto più elevato. Quindi lo stesso albero in una condizione diversa, bisogna fare anche una valutazione del rischio, cioè la probabilità che un evento si verifichi e i danni che può provocare. Poi c'è una scelta, ci sono degli abbattimenti che sono derivanti da scelte di tipo colturale, con la O, colturale. Faccio due esempi di Varolo, il parco via Beato Fuorinfaccio aveva dei cedri Atlantica, dei cedri Teodara, un impianto con piante ormai cresciute, ormai adulte, piantate a 3 metri l'uno dall'altro, lì ho suggerito, e l'amministrazione dopo un po' di insistenza l'ha capito, gli ho suggerito di fare un diradamento. Certo, lì sono state abbattute degli alberi che erano perfettamente sani, visti singolarmente, ma quale scelta si poteva fare diversamente? Io non avrei fatto concretamente il mio mestiere se avessi suggerito all'amministrazione nulla, perché sarebbe stato solo un problema rimandato. Non si può pensare di avere un impianto di cedri con un sesto di impianto di 3 metri l'uno dall'altro. Sono stati diradati, come previsto da una buona gestione boschiva, anche nel bosco si fanno i diradamenti, le piante che sono rimaste hanno spazio, hanno più luce, hanno più terreno disponibile e addirittura se chi ci sarà fra 10 anni, probabilmente lì sarà da fare un altro intervento di diradamento. Un altro intervento di diradamento che ho suggerito è stato ad Argentera, dove c'è un impianto misto più appiccipossimi tigli, fittissimi, ok? Quindi probabilmente allora aveva un senso per avere un pronto effetto, adesso più appiccipossimi tigli non potrebbe più stare insieme. Ho decretato l'abbattimento di più appiccipossimi a favore dei tigli, ma per un motivo culturale, quindi non c'era nessun rischio, non c'era nessun pericolo, però in termini di prospettiva quella sarebbe stata una situazione che nel tempo sarebbe stata problematica. C'è poi un altro aspetto da tener conto, okay? Perché uno può dire, torniamo al caso di Viale Berone, dopo parleremo anche di altre cose, ma poi vorrei veramente domande e che uscissimo. Allora, gestire un albero a testa di salice, che significa pluricapitozzare le branche in continuazione, e a Rivarolo questo è successo per tanto tempo, okay? Sono stati interventi di questo tipo su tante specie. Ci sono degli alberi che lo possono anche tollerare, ci sono degli alberi che non riescono assolutamente a tollerarlo, ma gestire un albero a testa di salice
anche bisogna fare anche un'analisi costi-benefici, perché non è che viviamo sulla Luna, siamo tutti in regime di risorse limitate. Allora, in regime di risorse limitate c'è una priorità nel destinare le risorse. La priorità viene data sempre prima alla sicurezza, primo aspetto, alla sicurezza, lavorando sia sul rischio che sul pericolo. Che cosa vuol dire lavorare sul rischio e sul pericolo? Abbattere un albero pericoloso è lavorare sul pericolo, spostare un bersaglio vuol dire lavorare sul rischio. Ok? Lavorando sia sul rischio che sul pericolo, e questo si è fatto. Ok? E quindi la prima priorità è la sicurezza. Tanto che sono stati fatti un po' di abbattimenti in giro, già sparsi in giro, che erano alberi quelli non soltanto pericolosi, ma in una situazione di emergenza. Quindi gli abbattimenti sparsi in giro, sono tutti documentati, erano un reale problema di pubblica sicurezza. Dopodiché, in secondo ordine, dopo la priorità in regime di risorse limitate, si ragiona per priorità. La priorità è stata quella della messa in sicurezza, la seconda è quella che io chiamo manutenzione straordinaria. La manutenzione straordinaria non sono le potature. Gli alberi meno si potano, meglio è. Okay? Meno si potano, meglio è. Fisiologicamente, per le piante da frutto è prevista la potatura. Per le piante ornamentali, la potatura ha l'unico scopo di rendere compatibile l'albero con l'ambiente urbano. Okay? Altrimenti, fisiologicamente, gli alberi non hanno bisogno di potatura. Ogni volta che si va a potare un albero, si genera un qualcosa, si genera una risposta da parte dell'albero. E peggio si pota, più si genera una risposta violenta da parte dell'albero, che vuol dire emissioni di polloni, emissioni di succhioni, emissioni di getti epicormici, con successiva produzione di secco da autopotatura. Ogni potatura fatta male genera altre potature, cioè genera costi. Quindi focalizzare l'intervento di manutenzione straordinaria sul rivarolo solo alla potatura, perché la signora Maria disturbano le foglie che cadono o disturba il rametto, mi sembrava una scelta non condivisibile. Quindi l'indicazione circa la manutenzione straordinaria focalizzata solo ad alcune potature indispensabili e altre fatte, indicate per la ricostruzione di errori, perché ci sono una serie di alberi, moltissimi, soprattutto tigli, potati nei decenni precedenti da cani, scusate, perché chi opera in quel modo sono dei cani, ok? E adesso andremo a tentare di ricostruire il capitozzo, andremo a cercare di ricostruire una forma naturale compatibile. Quindi la gran parte delle potature che poi sono indicate sono potature finalizzate a ricostruire una chiama naturale forme. Prima che faccia star meglio l'albero, secondo che lo renda compatibile con la città, senza le conseguenze del caso, cioè ricacci, polloni, eccetera, eccetera, e serve anche per, e terzo anche per non buttare i soldi giù nel water, perché andare a spendere soldi sulla manutenzione di ciofeche, secondo me, è buttare i soldi giù per il water. Ok? Torniamo al caso di Viale Berrone. Allora, Viale Berrone, siamo di fronte a ippocastani, un impianto disetaneo, nel senso che ci sono piante più vecchie e più giovani, alcune piantate in uno spazio di 50 cm, asfalto da una parte, asfalto dall'altra, qua, asfalto di là, o peggio, piantate per terra, gli si sono tagliate le radici per fare quelle fioriere, okay? E dopodiché si sono riempite interrando il coletto di 70-80 cm. Se qualcuno, l'ho già detto ma lo ripeto, è in grado di sostenere che questa sia una buona pratica agronomica, sarei contento di impararlo. Io mi trovo di fronte a quel tipo di pianta. Dal punto di vista della stabilità, diciamo che l'ideale per gli alberi pericolosi da intervento immediato
sono tre o quattro, non sono tutti, non smentisco quello che ho scritto, nessun problema a dirlo. Gli altri sono tutte piante che hanno dei grossi problemi, al castello prima di tutto, al colletto io non lo vedo perché è interrato i 70 centimetri, ok, nessuno mi scava, mi paga per andare a scavare a 70 centimetri, considerando che nel frattempo saranno partite tutte le radici adventizie superficiali, eccetera, eccetera, deleterio. Per mantenere quegli alberi lì, in quella forma lì, con un valore ornamentale, che secondo me è pessimo, ma non perché mi piace o non mi piace, ma perché deriva dal calcolo di determinati indici, mantenere quelle piante lì vuol dire spendere 100-150 euro all'anno per mantenere la testa di salice, ok? Ognuno, perché una volta che si fanno le potature a testa di salice devono essere mantenute, non dico una volta all'anno, ma due volte su tre. Allora, io non farei bene il mio mestiere suggerendo all'amministrazione questo tipo di scelta, sicuramente meno sicuramente più popolare, eccetera. Andiamo, cioè, andiamo a salvare degli attaccapanni, gli alberi sono vostri, cioè l'amministrazione quando gli ho proposto sta roba mi hanno chiesto se ero pazzo, dopodiché a forza di spiegarlo più o meno spero l'abbiano capito. Io ero qua per spiegare anche l'altra volta queste cose qua, quindi magari saremmo arrivati a capirci un po' meglio anche prima. Ma io non posso dire, cioè non faccio correttamente il mio lavoro se dico all'amministrazione voi questi podcast li dovete potare due volte su tre anni spendendo 100-120 euro cada uno per mantenere degli ipocastemi a testa di salice con un impianto disettaneo, perché poi capiamoci, tre o quattro abbattimenti adesso, il mio collega che verrà fra due anni, tre anni, chi sarà, sicuramente farà delle altre valutazioni, ne troverà altri due o tre, perché la situazione è quella. Quindi ci saremmo trovati di fronte a un viale in cui ho delle piante di una certa misura gestite a testa di salice, poi ci saremmo trovati delle piante giovani gestite a testa di salice piantate sopra, poi ci saremmo trovati degli ipocastri giovani appena messi a dimora. Ecco, io credo che un viale dove la funzione dell'albero non è solo quella ambientale naturale, che è una cosa importantissima, ma non dobbiamo confondere ambiente e paesaggio, perché sono due concetti sostanzialmente diversi. Sostanzialmente diversi. E per spiegare perché sono diversi faccio un esempio che non c'entra niente. Poi calate nel viale Berrone. Sfalciare l'erba lungo i cigni stradali fa paesaggio ma non fa ambiente, perché uccide un sacco di cavallette, un sacco di topolini, un sacco di rane, un sacco di bisce. Quindi non si fa ambiente tagliando i cigni stradali, si fa paesaggio. In città il paesaggio assume anche un ruolo importante. Perché? Perché comunque l'apprezzamento di un luogo è legato a determinate cose. E una delle prime cose che dà l'apprezzamento di un luogo è il sentirsi bene in un luogo. Ora, in un luogo ci si può sentire bene o perché lo si percepisce amico, o perché lo si percepisce abitudinale, cioè io sono abituato in un determinato posto e quindi mi sento a posto perché lo riconosco come casa mia, o perché non lo so leggere. Allora, questo è ammesso per uno che risiede a Rivarolo. Per io che sono veneto e si sente dalla pallata che non sono piemontese, quindi non ho l'affezione per Rivarolo, cioè per me viale Berrone, viale Italia, via San Giuseppe sono esattamente la stessa cosa. Faccio una lettura che è una lettura, diciamo, laica rispetto a questo aspetto. E quando io ho visto viale Berrone già nel 2013 lo suggerii all'allora ufficio tecnico, ma allora non c'era un'amministrazione con cui discutere, quindi l'ufficio tecnico non se la sentì di affrontare il tema. Si parlava con un commissario a cui sostanzialmente queste cose qua non fregavano niente, quindi questo problema qua era inesistente. Immediato pericolo allora non c'era, quindi ok, va bene, sto giro, se devo fare un'analisi paesaggistica seria, devo dire che sono degli attaccapanni quegli alberi lì, destinati
a peggiorare sempre di più, ok? Qualcuno dice curare, bene, se qualcuno qui è in grado di dirmi come si cura un ganoderma, o come si cura un felinus, o un inonotus, ok? Sono ben felice di apprenderlo. O come riparare una carie che lede ormai il 60-70% di un frusto, sono ben contento di impararlo. Però l'amministrazione non me l'ha chiesto di far questo, sono io che ho suggerito a loro. Ma stando attenti anche all'aspetto economico, perché per me era molto più semplice mettere tutte le piante, a parte le emergenti in classe C, dire ricontrollo fra un anno, e io non mi assumevo nessuna rottura di balle. Per me sarebbe stato tutto normalmente più semplice, e molto più semplice anche per l'amministrazione. Capito? Ecco, quindi a me bastava dire potare ogni 2 anni, cara amministrazione, sono 17 ipocastri, spendici sopra 120 euro ciascuno, moltiplicato per 17, ok. Allora, il costo di una potatura, di 2 interventi di potatura, sono quello che costa ripristinare e riqualificare il viale. Quel viale lì verrà tutto reimpiantato, non è che abbattiamo gli alberi, facciamo legna per il nostro caminetto e andiamo via contenti la sera di dire ho ucciso finalmente 17 ipocastani. Ok? Del resto non è una cosa che prendo a cuor sereno. Quegli alberi, quel viale lì verrà reimpiantato come? Facendo formelle larghe per le piante, perché non si possono mettere gli alberi dentro delle fioriere, formelle larghe, protette con le loro griglie, al posto delle fioriere verranno demolite e le piante verranno piantate a quote di campagna su terreno bonificato, ok? Andremo a piantare dei frassini. Ho scelto una varietà Rhinewood che ha qualche difettino, ma tra i vari difettini, diciamo, è quella che un po' meglio si adatta alla situazione, perché comunque mantiene un volume abbastanza ridotto, quindi non sarà necessario da intervenire con interventi con grossi interventi di potatura, salvo un po' di allevamento all'inizio. Successivamente credo che nei prossimi 20-25 anni, se nessuno gli viene la mania di dire, di dare troppo ascolto alla signora Maria, spero nessuno si chiami Maria, ma non importa, non era riferito a quei presenti, si faccia prendere la mano dalla forbice, ok? Sono piante che per i prossimi 20-25 e tempo certo, il giorno dopo l'abbattimento ci sarà la tristezza, perché purtroppo nel verde non è come nell'edilizia. Nell'edilizia appena restauro un palazzo vecchio, il giorno dopo dico cazzo che bello sto palazzo, no? Che era bel restauro. Negli alberi non è così, i tempi di natura non sono quelli, ci vorranno 4-5 anni perché torni una situazione gradevole. Certo che serve questo, perché c'è nel verde il lavoro è, si chiama l'effetto postpartum, tutto qui. Potevamo prevedere degli alberi molto più grandi, molto più grossi. Tecnicamente non avrebbe avuto senso. Andiamo via con una misura 20-25 di circonferenza, saranno alberi sui 6 metri, ok? Perché? Perché il rapporto qualità-prezzo e probabilità di attecchimento è la soluzione migliore per quella specie. Se avessimo messo degli alberi più grandi, sarebbero costati enormemente di più, ma con un deficit nella fase di attecchimento iniziale, e inoltre diciamo che nel medio periodo piantare un albero un po' più piccolo, un altro più grande, raggiungono grosso modo la stessa dimensione, con la possibilità di lavorarci un po' meglio dietro. E questo è via Leberone, Parco Malgrà, ma lo andremo a vedere. Parco Malgrà c'è un filare di noci. Di noce americana. Già nel 2013 segnalai la presenza di Phytophthora cambivora. Phytophthora cambivora è un fungo che attacca molte specie, ma in particolare in noce, crea di fatto la morte dei tessuti cambiali della parte viva dell'albero. Esternamente si vede inizialmente una macchia nera, poi la corteccia che si distacca, e andando a vedere sotto si vede tutto nero, e provoca progressivamente la morte delle piante. Queste piante sono pericolose? Nel senso che
la pianta morta di Phytophthora cambifora, finché non arrivano i funghi saprofiti secondari, può anche stare in piedi secca, ok? Cioè, per me potevo anche metterli in classe C, boh, e dire ricontrollo fra un anno, chiamo un altro tecnico che fra un anno verifica se i saprofiti hanno agito o no. Allora, nel 2013 feci abbattere quelli proprio visivamente messi male. L'analisi del 2016 ne trovò altri 15-10, adesso non mi ricordo il numero. Sono stato l'altro giorno in cantiere e li ho segnati su quella con la X sopra e sono altri 10-15. Macroscopicamente malati, cioè ve lo farò vedere, cioè comincia, a parte che basta guardare un po' la cera su secchi sopra, ma poi se andiamo a vedere la corteccia e i tessuti del cambio li vedete tutti neri, quindi non moriranno magari la prossima stagione, ma nell'autunno prossimo questi saranno morti e nel frattempo si saranno ammalati al parassita bestiale, perché si trasmette attraverso le radici. Quindi tutti quelli che sono vicino a macchia d'olio, l'espansione di macchia d'olio, quindi tutti quelli che sono vicini sono destinati tutti alla stessa fine. Allora, nel momento in cui un viale viene a mancare il 70% delle piante, ci si può trovare di fronte a fare due scelte, a dire rinnovo completamente il viale, sacrificando anche quel 30% di piante, che poi su 21 sono 5 piante, posso decidere di mantenere anche quelle, mantenere quelle e abbattere le altre aspettando che anche quelle muoiano, perché il destino è inesorabile, questa può essere una scelta, e l'amministrazione mi ha chiesto di mantenere gli alberi ancora non dichiaratamente malati in piedi, e così rimarrà, pur facendo una scelta secondo me sbagliata, okay? Perché comunque il nuovo impianto, ci sarà impiantato un nuovo viale. Ho scelto il Celtis Australis, prima avevo pensato alla quercia, a fare un bel viale di quercia, non di olmi, perché avrei dovuto usare olmi siberiani e non sono in sintonia. L'olmo nostro ha problemi grafiosi, sarebbe stato un problema anche quello. La quercia è una prima ipotesi, anche lei si ammala di Phytophthora cambifora, quindi siamo su un suolo che è impossibile disinfettare, sarebbe come farsi un'iniezione con una siringa un po' sterile, o dire che una è un po' incinta, quindi sono cose che non trovano il senso che lascia. Quindi ho scelto il Celtis, ok, che resiste abbastanza bene alla Phytophthora. L'amministrazione mi ha chiesto di mantenere gli alberi non macroscopicamente malati in piedi, io sono contrario, ma prendo ordini in questo caso, quindi vi troverete con un viale, un po' una scarpa, un po' un socco, si diceva noi, non so come si diceva voi, vi troverete con un viale, mezzi Celtis e un po' di ciofeche in piedi, però vabbè, la scelta è quella, io non posso fare altro. Personalmente, fosse stata casa mia, avrei rinnovato completamente il viale facendo un viale nuovo, perché c'è poi una ragione. Allora, è molto facile, oppure è molto difficile prendere scelte di questo tipo, no? Cioè nel senso che compito un po' anche del tecnico è pensare a quello che succede dopo. Abbiamo delle sufficienti condizioni tecniche, non tanto perché si sono studiate, perché all'università queste cose non ce le insegnano, ma insomma l'esperienza insegna un po', che questi popolamenti arbori hanno nel tempo una loro evoluzione, nel senso che è abbastanza prevedibile quello che poi succede. Allora, in tema di rinnovamento di alberatura è un tema che è dibattuto, è discusso anche nel nostro ambiente. Al di sotto di una certa soglia è meglio avere un albero grande, una piccola, una specie, cioè vediamo storicamente anche i vostri due viali centrali, no? I vostri due viali centrali, molto belli, fra virgolette, però diciamo le cose come stanno. Due viali così io li avrei concepiti di una specie solo. Non mi si venga a fare il discorso della biodiversità in città perché sono cavolate. La biodiversità la facciamo altrove. Okay. Invece avete due viali in cui ci sono gli ipocastini, aceri negunghi, olmi, pioppi, noci. Okay. Allora, che siano belli perché danno il verde, eccetera, eccetera, ma dal punto di vista architettonico lasciano tutto il dubbio,
tutti i dubbi del caso, ma lì su quel tema lì non entro, gli alberi stanno discretamente bene e nessuno fa scelte di questo tipo. Sinceramente avallare una scelta per Viale Berrone in cui avevo alberi di 4 età diverse, uno piantato sopra, uno piantato sopra, con quei problemi che c'erano sopra, io una cosa così non l'avrei avallata. Quindi ho proposto all'amministrazione, insistendo, di sostituirli tutti. Via Piave. Allora, Via Piave, anche per Via Piave l'abbattimento l'avevo previsto già nel 2013. E siccome non c'era pericolo immediato e non c'era un interlocutore politico a cui spiegare la cosa, quell'intervento non venne fatto. Quest'anno l'ho riproposto ancora di più. Allora, l'Aceto Negundo, per chi conosce un po' gli alberi, sa che è uno degli alberi che peggio di qualsiasi altro tollera le potature. Okay? L'Aceto Negundo è proprio una specie che non va potata, non tollera le potature. Quegli aceti negundi presenti lì sono aceti americani, che andavano molto di moda 50 anni fa, perché effettivamente apparivano simpatici, non sono assolutamente alberi adatti a vivere in 30 cm di suolo con l'asfalto attorno. Quindi lì diciamo che 4 o 5, adesso non ricordo preciso, su 8 mi sembra che 4 avevano grossi problemi di stabilità. Gli altri non avevano grossi problemi di stabilità, purché fossimo andati a capitozzali tutti gli anni, perché a livello di castello erano pieni di felinus, pieni di carie, pieni di nectria. Sto citando dei nomi scientifici, andateli a vedere. Ora, chiaro, chioma formata solo da rami epicormici. Che cosa sono i rami epicormici? Quando io taglio capitozzo un ramo, riscoppiano tutte le gemme latenti che ci sono, perché viene a mancare il controllo ormonale della guida. Ma noi facciamo vedere, allora, vedendolo così, ecco, quelli sono tutti rami epicormici. I rami epicormici sono attaccati, per capirsi, la maggior parte attaccati su dei monconi che erano cariati. Quindi, se io avessi dovuto firmare la sicurezza di questi alberi qua, avrei dovuto prescrivere riformazione del capitozzo tutti gli anni, altrimenti col cavolo che firmo, perché i rami epicormici sistemati inseriti in quella situazione lì, tronco può essere a posto, ma nel momento in cui c'è un rischio elevato, perché qui la frequentazione è molto alta, mi cade un rame epicormico attaccato con lo sputo su un castello marcio, poi qualcuno viene da me, io quelle cose là non le faccio. Non posso, sarebbe stato molto più comodo anche qua, a parte i 3 abbattimenti e mettere classi C di controllo entro un anno, cavolo di tua amministrazione. Okay? Si può fare anche così, non c'è nessun problema. C'è nessun problema, se preferite si poteva fare. Anche qua, di fronte ad un viale in cui su 8 piante ne ho 3 di pericolose, ne ho una messa benino e gli altri sono tutte con grossi problemi e dal valore ornamentale molto dubbio, a parte questa immagine che è molto carina, poi sarebbe stato da andare a vedere da vicino, allora anche qua si spendono sempre 120, 130, 140 euro a pianta per andarli a potare e correttamente questi devono essere potati quasi ogni anno. Okay. Io non avrei fatto il mio lavoro in questo modo qua. Quindi ho proposto, come avevo già proposto nel 2013, l'abbattimento di tutti, il rifacimento di una piazzola di sufficienti dimensioni atta ad ospitare un albero e il rimpianto di un albero, stavolta di dimensioni medio-piccole, visto i luoghi, che riqualifica quella situazione lì. E lì ho proposto il Pinus Scalleriana. È un pero ornamentale che non ha grossi problemi, non diventa una pianta gigante, ma neanche piccola. E ho fatto risparmiare all'amministrazione, cioè, un sacco di soldi sprecati su delle ciofecche in piedi. Okay? Quindi, paesaggisticamente la situazione ci guadagna, perché mi trovo con degli alberi che sono adatti alla situazione, non ho dei monconi capitozzati, delle robe orrende, perché anche qua poi bisogna un po' capirne su determinate cose. E un viale che poi per i prossimi 20-25 anni non dà più problemi, avrà i suoi alberi che staranno bene, con le loro formelle adattate alla situazione, senza costringere degli alberi a vivere in mezzo a tutta la porcheria che c'è sotto. Ecco, questo è il significato. Poi ci sono stati in giro altri abbattimenti.
Parco Stregiotti. Parco Stregiotti, abbiamo buttato giù un 20-25 alberelli. Il più grosso sarà stato così, ok? Sarà stato così. La maggior parte, tutti secchi in piedi, anche lì verranno reimpiantati alberi, cioè non... Cioè, lì purtroppo non so cosa è successo in fase quando hanno fatto la lottizzazione, ma hanno piantato le peggio porcherie potesse esserci un vivaio e sono state messe lì. Okay? Quindi c'erano robinie policormiche, c'erano robe strane, metà alberi secchi in piedi con solo coso, cioè io non faccio il mio dovere, se è chiaro. Quelli lì che classe erano? Ma classe A, classe B, se cade un alberello alto così, cade per terra, mica ammazza qualcuno. Quindi, Che problema c'è di sicurezza? Nessuna. C'è un problema di riqualificazione, quindi una ventina di alberi abbattuti, io non mi ricordo quanti sono, ma tutta la betta grande così, che obiettivamente dire che bisognava tenere in piedi un albero secco o quasi secco, non so che senso avesse. E lì andranno reimpiantati una quindicina di alberi, adesso non mi ricordo. Poi ci sono due pioppi in Villa Vallero, due pioppi molto alti in Villa Vallero, già sotto attenzione dal 2013, due pioppi cipressini, hanno entrambi una grave infezione di Agrociba egerita. Agrociba egerita è un fungo che va a insediarsi a carico del cilindro centrale, e perché succede sostanzialmente questo? Gli alberi, è normale che a un certo punto cominciano a svuotarsi. È normale perché nessun albero si porta un comò se non gli serve. Anche i pioppi cipressini si svuotano, e generalmente questo svuotamento è dovuto a fermentazioni di origine batterica in ambiente anaerobico. E finché siamo lì, anche lì insomma, la situazione può essere tollerata. E poi a un certo punto, nel momento in cui questa situazione passa da un ambiente anaerobico a un ambiente aerobico, normalmente arrivano altri funghi. In questo caso è arrivato l'Agrociba egerita, che è il falso chiodino, il piopparello per capirsi, no? Ecco, che quello va a compromettere seriamente la stabilità, sono di fronte ad alberi 25-26 metri, e lì obiettivamente non so quale cura mettere. Qualcuno mi ha detto, ma perché non li capitozzi? No, io non vado a capitozzare un pioppo cipressino, ok? Ecco, cadendo avrebbero fatto dei danni in giro. Poi altre situazioni che sono di abbattimenti, in corso Italia sono stati fatti 3 abbattimenti di piante, 2 morte e una con Ganoderma grande così sotto, in viale corso Torino, corso Indipendenza, altre 2 situazioni di cose già molto attenzionate, uno sano sotto ma con grossi problemi al castello, si stava completamente, uno tra l'altro ceduto, poi c'è stato un piattono la zona del PAM, quella zona lì, lo stesso messo male, insomma alla fine queste sono le scelte fatte. Com'è attualmente la situazione di lavoro? La situazione di lavoro è abbastanza tranquilla adesso, ma non è che questi problemi non li avrete, le classi C che ci sono in giro non è che guariranno, okay? Le classi C pian piano diventeranno delle classi CD, delle classi D, eccetera, ma fa parte del normale ciclo di sviluppo di un albero. Noi non abbiamo la mentalità da rinnovare, okay? Se voi andate a Parigi, molti ci sarete stati, non so, senza fare esempi di sterofilia che a me non piace, ma insomma andate in Champs-Élysées per esempio, okay? Guardate l'età di quei platani, sono platani di 25-30 cm, perché la mentalità che hanno lì, esagerando, è quella che le alberature si rinnovano. E in ambiente urbano la situazione è un po' questa. Io non sono d'accordo con quella teoria, però sinceramente non mi pento dei consigli che finora ha dato l'amministrazione. Poi l'amministrazione alcune le ha recepite, altre non le ha recepite, per Viale Magrano non le ha recepite, io non sono d'accordo, ma da noi si dice Ligo Musso dove mi dice Paron, ok? Su Viale Berrone mi avessero chiesto una soluzione diversa, beh, io non avrei suggerito proprio niente, avrei detto cavoli vostri, ok? C'è stato un lavoro di tante sere per parlare di questa roba qua, ok? Poi, ecco, io sono disponibile a domande, se volete, cosa che fatemi le domande
e dopodiché suggerirei che finché è chiaro di andare a vedere gli alberi. Pronti? Grazie. Mi prendo un microfono. Volevo solo aggiungere una cosa, grazie intanto dottor Corazzin per la relazione, che è la stessa relazione che già aveva fatto all'incirca il 25 di settembre, però oggi naturalmente la platea è più ampia. Volevo solo segnalare ancora una cosa importantissima, l'ha detto più volte ma voglio ripeterlo: ogni albero abbattuto verrà ripiantato, in modo particolare nei viali. Poi quei due o tre che ha detto che non verranno ripiantati perché sono troppo vicini è un altro discorso, ma ogni albero abbattuto verrà ripiantato. E la seconda cosa, perché ho letto delle cose un po' senza senso, la motivazione la spiegherai, perché ha lasciato gli alberi tagliati a questa altezza, perché devono anche capire. Sì, allora, siccome ci sono delle esigenze di cantiere, no? E le piante, soprattutto nei viali, siccome verranno reimpiantate, devono essere trivellate e si deve bonificare il sito di impianto. Allora, le fasi sono c'è la fase di abbattimento, poi c'è la fase in cui in un'occasione solo, in due giornate, si farà la trivellazione del ceppo. Allora, se lascio il ceppo a un metro, il ceppo è visibile, nessuno inciampa, okay, ed è di sicurezza, sapendo che quel ceppo verrà completamente asportato. Se taglio il ceppo a 10 cm, a 15 cm o filo terra, a parte che rischio di faccio un lavoro in quel momento inutile, perché andare a tagliare a livello terra un ceppo che poi vado a macinare sarebbe inutile, rischio di rovinare gli attrezzi, eccetera. Diventa pericoloso perché si può inciampare, quindi è meglio che l'ostacolo adesso si veda. Appena partiranno i reimpianti, ma credo sarà questa la prossima settimana, tutti quei ceppi verranno tutti tolti, tutti triturati, e siccome lì si deve reimpiantare sarà anche la bonifica del sito, capito? Quindi è un problema di sicurezza. C'è anche un altro aspetto, che col ceppo fuori è più facile fare l'estrazione. Allora, se c'è un intervento lascio il microfono, lascio questo perché dico che per la registrazione ce n'è uno solo. Mi devo alzare. Andrea Bazzini, agronomo. Dottor Corazzin, lei nella sua relazione, anche in base a quello che ci ha esposto poc'anzi, ha giustamente condannato la pratica delle capitozzature. La pratica delle capitozzature è una pratica purtroppo che è stata ed è ancora tuttora in voga in molte, nella maggioranza delle città italiane. Se noi dovessimo programmare, puntare il rinnovo delle alberate in base alla presenza di alberi capitozzati nelle città italiane, noi dovremmo espiantare, credo, l'80% circa delle alberate presenti nei comuni italiani. Lei ha fatto giustamente riferimento nella sua indagine al metodo VTA, un metodo, un protocollo adottato dall'Ordine degli Agronomi e Forestali, riconosciuto dalla Società Italiana di Arboricoltura. Vabbè, comunque lo utilizzano. Sì, però lo utilizzano molti agronomi nella loro attività professionale e viene raccomandato, e secondo me l'amministrazione ha fatto giustamente, ha preso a riferimento questo protocollo. In particolare in Viale Berone, su 17 ippocastani, lei arriva alla conclusione, innanzitutto solo 3 sono in, nessuno risulta in classe D. Il protocollo VTA prevede 4 classi, A, B, C, D, C, C, D, sì, quindi anche delle classi intermedie, di pericolosità crescente, ok? Da rischio praticamente nullo, di pianta da abbattere. In Viale Berrone di piante D non ce n'è nessuna. Noi facciamo riferimento alla sua perizia, quella che ci è stata fornita dal Comune.
In tutta Rivarolo, tento, adesso oggi l'incontro è focalizzato, ma a titolo informativo, le piante ricadenti in classe D, quindi da abbattere obbligatoriamente, sono 17 su un totale di 2000 piante. Okay. Lei, sempre in base ai rilievi effettuati, ha rilevato la presenza di 3 piante ricadenti in classe C-D, per le quali, in base sempre al protocollo VTA, non c'è l'obbligo dell'abbattimento. Alla fine, lei conclude, delle 17 piante presenti, ippocastani, 3 sono in classe C-D e 8 in classe C, il che significa che ben 11 su 17 dovrebbero essere abbattute per problemi di stabilità. Io adesso leggo, perché lei ha quindi citato le piante ricadenti in classe C, il protocollo VTA per quanto riguarda le piante ricadenti in classe C le classifica come pericolosità moderata. Gli alberi appartenenti a questa classe al momento dell'indagine manifestano segni, sintomi o difetti significativi riscontrabili con controllo visivo e di norma con indagini strumentali, quelle che prevede l'indagine VTA, indagine visiva più, se necessario, utilizzo di strumentazione. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a 2 anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza temporale non superiore a 2 anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero. Quindi, in base a quanto scritto dal protocollo VTA, la classe C, in seguito a opportuni interventi colturali, potrebbe trasformarsi in classe B e quindi ricadere in una classe di pericolosità ancora inferiore. Noi questi interventi colturali non li abbiamo visti perché nella relazione non sono stati proposti. Ecco. Sì. Lei, quando ha parlato di alberi trattati a testa di salice, lei ha dato per scontato che queste piante debbano essere trattate a testa di salice. L'albero a testa di salice, io sono di origine anche contadine, quindi lo so, ecco, gli alberi a testa di salice vengono utilizzati, o venivano soprattutto, utilizzati per fare i vimini, le frasche. Noi penso che a Rivarolo non dobbiamo ricavare le frasche dagli ippocastani, quindi l'evoluzione su queste piante può essere lasciata anche libera in base alla classe di stabilità in cui sono rientrano. Evoluzione libera. Non facciamo niente a queste piante. Li monitoriamo, ovviamente, come è previsto. Il problema del colletto interrato, ma io prima del colletto interrato, perché lei ha citato anche. Prendiamo in considerazione quelle ricadenti in classe C-D. C-D, lei ha rilevato la presenza di Cameraria oridella e Guinardia esculi. Allora, Guinardia esculi è l'agente dell'antracnosi dell'ippocastano. Cioè, quelle ce l'hanno tutti le piante. Certo, ma infatti... Non è la causa dell'abbattimento. Certo. Ma lei ha citato anche Cameraria oridella. Cameraria oridella, no, ok, Cameraria oridella è un insetto le cui larve scavano delle mine fogliari, ok, Cameraria oridella provoca un danno soprattutto di tipo estetico.
Ma se il danno, ma se il danno è grave, lei è veneto, quindi conoscerà probabilmente gli autori di questo testo, che sono professori dell'Università di Padova, Masutti. Nel caso di Camerario Ridella, sì, 30 anni che curiamo le allee di Corso Torino e Corso Indipendenza, si fa l'endoterapia. Camerario Ridella è legata soprattutto all'ipocastano a fiori bianchi. Ma è lei che mi ha detto, appena detto, che la cameraria può dare problemi? Perché esistono anche gli ipocastani a fiore rosa che risultano resistenti. Lei se va a Torino, io vorrei solo finire anche per il discorso del Malgrà. Nel parco del Malgrà, lei, in riferimento ai noci neri, ha rilevato la presenza della fitoftora, un fungo che io conosco bene perché ho fatto la tesi sul castagno da frutto, professor Bunus. Allora lei arriva, innanzitutto anche qui al parco del Castello del Malgrà, le piante che sono poi rientranti in categoria di elevata pericolosità sono una minoranza. Lei nel comunicato stampa non ha allegato bibliografia alla relazione, quindi noi non possiamo sapere anche a lei a quale letteratura ha fatto riferimento. La fitoftora è un fungo che colpisce il noce. Lei nella previsione del comunicato stampa, nel comunicato stampa anche che ha emanato il comune, ha scritto che si prevede che entro 2-3 anni, sempre al momento in cui lei ha fatto la perizia, il fungo si diffonderà tutto il viale. Lei in base a quale testo, quale fonte ha fatto questa dichiarazione? Quindi ha fatto un'interpretazione soggettiva. Vabbè, ma mi compete. Soggettiva? Siccome firmo una perizia, mi assumo la responsabilità di quello che dico e non sono obbligato a citare la perizia. Non è obbligato, va bene. I dati oggettivi sono che la quantità di piante, la progressione nel tempo è insuperabile. Già nel 2016, non è... andiamo a vedere adesso. Non è obbligato. Sì, certo. Lei ha valutato per la sostituzione delle noce, ha valutato delle diverse possibilità, tra cui il rovere. Il rovere lei l'ha escluso perché è suscettibile potenzialmente a essere colpito dalla fitoftora. A parte che permesso che i problemi da fitoftora si manifestano soprattutto se si reimpianta la stessa specie, cioè se noi togliessimo i noci neri e rimettessimo i noci neri è ovvio che ci sono molte probabilità. In frutticoltura infatti i meli colpiti da fitoftora quando si espiantano non vengono più ripiantati. Lei ha considerato la rovere, nella relazione paesaggistica l'ha esclusa per i problemi legati alla fitoftora, però al tempo stesso nella relazione progettuale lei scrive: non ha pertanto senso dedicare al filare di noci americani risorse per la manutenzione e si è deciso il suo completo rifacimento. Al posto dei noci saranno messe dimora querce. Ma... se sei rimasto confuso, chiedo scusa, in ginocchio. Però l'ha scritto lei. Però l'ha scritto lei. Sì, ma no. No. Certo. Ma può capitare a tu. Ma può capitare a tutti. Come seconda alternativa lei cita gli olmi. Sì,
giustamente. Esatto, esatto. L'olmo, come lei ha scritto benissimo, è una pianta che ahimè è stata decimata, si può dire, a causa della grafiosi, una tracheomicosi, un fungo trasmesso da un insetto che ha praticamente... È un fungo trasmesso da un insetto che ha massacrato i filari di olmi ovunque. Si è scartata l'ipotesi di mettere a dimora clorio varietà di olmo siberiana perché tendono a crescersi con comportamenti efilati. Non sono inoltre propriamente autoctoni, giustamente. Lei però non ha citato la possibilità di impiantare degli olmi campestri resistenti alla grafiosi, che ci sono, e ci sono, e lo dice la Regione Piemonte, IPLA, Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, li conoscerà probabilmente. E l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente dice testualmente, dal punto di vista forestale, perché l'olmo è anche una pianta forestale, a causa del persistere della grafiosi di questa specie, questa specie non è presa in considerazione per nuovi impianti. Recentemente è iniziata la commercializzazione di una selezione di cloni resistenti. Infatti, i cloni resistenti ci sono, ce ne sono due. Si chiamano Plinio e un altro nome, certificati dal CNR, Centro Nazionale delle Ricerche. E quindi lei... Siccome il progettista ero io, okay, ho deciso anche dal punto di vista architettonico che i Celtis sono meglio di loro. E ora vediamo il Celtis. Lei ha scelto il Celtis, il bagolaro, spaccasassi. Il bagolaro è una pianta che già ha detto il nome, spaccasassi, predilige. No, qua siamo al Malgrà. Ma mi scusi, qua siamo... dobbiamo stare qua a sentire una lezione. Il dottore Corazzina ha parlato quasi un'ora, ha parlato quasi un'ora. Io... Sì, ma non è andato nello specifico come è. Qui non c'è nessuno che conosce la materia come voi due. Se vuoi... Per favore non ci prenda in giro. No, io non sto prendendo in giro nessuno, stia bene attento. Una cosa, veniamo alla alle domande sintetiche, perché sennò parla solo lei, non hanno più tempo. E io devo finire di contestare il discorso del bagolaro. Quelle piante lì, magari le tagliamo, le portiamo alla centrale, rimangono le bruciate. Ma così bene, ma bene, così facciamo altro inquinamento. Ma va bene, non l'ho portata io. Non l'ho portata io la centrale, non l'ho portata io. Io sono un agronomo, va bene? Sono un agronomo e lei deve portare rispetto. Va bene? Vuole vedere la documentazione? Flavio, per cortesia, Flavio. Io concludo, concludo. No, no. Una cosa, ci sono tante altre persone. Se lei conclude, io concludo subito. Concludo subito. Io non sono ancora intervenuta. Stai. Il Celtis di qua, il bagolaro è una pianta che ama. È una pianta che ama suoli poveri, ricchi di scheletro, non è detto, non a caso è detta spaccasassi. A Torino ce ne sono tantissime e stanno anche bene, perché sono piante che resistono molto bene a condizioni di stress, quali può essere il terreno, i suoli presenti in un ambiente urbano. Mi risulta che io non ho una relazione pedologica, ma i suoli presenti al castello del Malgrà non siano i più idonei ad ospitare il bagolaro. Certo, no, no, certo. Ce ne sono, lo so. Un po' filati, mi ha detto, però. Ovvio, se sono piantati insieme, è chiaro che il comportamento dell'architettura dell'albero non è legato all'armonia del suolo, a quanti spazi che hanno. E stanno benissimo. Sì, sì, no, 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 no. No. Circa gli ordini resistenti, l'ho valutata
però per me l'odore si fa un po' fatica a mantenere un forno ordinato, perché è una forma che tendenzialmente è libera, che è una forma piuttosto scomposta naturalmente. Okay. Il barolaro è una forma composta che all'interno di un viale, secondo me, è più ordinato. Però dal punto di vista architettonico mi ha appena detto che l'olmo faceva parte di quel a livello storico. Sì, faceva parte, certo. Ci siamo portati anche con la sua No, io volevo semplicemente la mia domanda è abbastanza corta e precisa. Ho sentito parlare che possono essere guarite queste piante, o è un'ipotesi fantascientifica? Uno. Constatazione, riusciamo a guardare più avanti del nostro naso e non trovarci tra due anni con lo stesso problema, oppure come con la TAV? Ho finito. Attualmente contro i problemi di ganoderma, di carie, di questo tipo non c'è soluzione. L'ipotesi di dire mantengo le paglie, lascio le piante in forma libera, le vado a guardare ogni due anni, quella è una scelta, cioè nel senso che non è che le piante guariscano perché le lascio in piedi. Circa la cameraria che mi ha chiesto, la cameraria, che è un insetto, non è un insetto responsabile della caduta degli alberi, ma che cosa fa? La cameraria defoglia le piante a luglio. Le piante hanno bisogno di fotosintetizzare per accumulare legno che gli serve per riparare, per gli accrescimenti differenziali e tutto quanto. Se si defoglia a luglio, rimane luglio senza foglie, agosto senza foglie e a settembre mi fa una seconda fioritura, okay? Manca l'accumulo di risorse, manca l'accumulo di legno nuovo, per cui l'attività fotosintetica è estremamente ridotta. In questo la cameraria ha delle responsabilità, perché riduce. Circa la cameraria si può fare l'endoterapia. L'endoterapia che consiste nel bucare le piante iniettando degli insetticidi che preservano, ecco. Le esperienze di endoterapia su ipocastano ormai non si fanno più. Perché? Perché dove si va a bucare, anche con i sistemi moderni tipo il bite, okay, che è l'ultimo ritrovato, si creano praticamente nel punto in cui si va a forare l'ipocastano per iniettare dentro i prodotti contro la cameraria, c'è ampia documentazione in questo, si formano delle necrosi locali. E alla fine è vero, salvo la cameraria, ma crea un altro tipo di problemi. Cioè, attualmente il discorso dell'endoterapia contro la cameraria dell'ipocastro è un discorso che rimane sempre nella situazione scegliamo il male minore. Okay? Non fa bene uno, non fa bene l'altro. Si possono curare quelle piante. Allora, vogliamo salvare quindi gli ipocastri? Condizione 1, demolire comunque le fioriere, perché il colletto interrato così non può rimanere. Quindi si demoliscono le fioriere. Una volta demolite le fioriere, okay, che cosa rimane? Rimane un albero gestito a testa di salice. Questo è. Okay. Allora, se le andiamo a vedere, ma basta guardare su, tutte le branche primarie, i capitozzi primari, sono tutti cariati, sono tutti maledettamente messi male. Okay? Abbiamo delle branche secondarie, a loro volta messe male, che, su cui si innestano delle branchette terziarie. Allora, cioè, quegli alberi non sono pericolosi. Certo, è vero, cioè, non l'ho scritto da nessuna parte che quegli alberi sono tutti pericolosi. Ce ne sono alcuni, le CD nel frattempo sono diventate pericolose. Okay? Le C sono ancora delle C, ma sono piante che prospettive non ne hanno nessuna. Nessuna, cioè, ecco. Per me, dovete rimandare il problema alla prossima amministrazione, vi troverete con un viale che ha tre piante di grandi così, di una forma, tre piante di un'altra forma, tre piante di un'altra forma, questa è una scelta, cioè io non me la sento di suggerire all'amministrazione di andare a mantenere delle piante di quel tipo. Basta guardarle, cioè non è che serve, basta guardare il castello, basta guardare sopra, ok? Quindi poi sono scelte, i soldi sono vostri, decidete quello che volete dei vostri soldi, cioè le piante anche sono vostre. Ok, poi dopo dico una cosa e poi lascio la signora. Dottor Carazzini ha risposto in merito alla cameraria, io dico due parole sulla fitoftora e al... Siamo progressisti, non sono un tecnico e quindi... No, ma infatti io le do... Mi fido dei tecnici. No, ma io volevo solo due parole sulla fitoftora... O di vermi o di funghi, no? Non mi
Ma il problema si capisce che sono quello. Di rinnovare una cosa, perché avere quel viale Verona ne ha due piccoline cose che stonano. Altri viali ne hanno tagliate, non tagliate, grosse e piccole, di tanti tipi, come detto. Per quanto riguarda io, per quanto riguarda, quando si fa un progetto lo si fa completo e non continuando la domenica. Per quanto riguarda i noci del sì, però sa che la cura quando è possibile va attuata fino in fondo, si fa con certo, però noi questi li vogliamo poi vedere. Sì, però i costi e benefici al momento l'amministrazione non li abbiamo visti, le opzioni, abbiamo visto solo una relazione, non abbiamo visto una tabella con un'analisi costi e benefici. La lotta per quanto riguarda la fitoftora, velocemente, Raffaele Bassi, uno dei principali esperti sul castagno da frutto, suggerisce come lotta chimica che si consigliano pennellature nella zona del colletto con portiglia bordolese, sali di rame. Come lotta preventiva, distruzione parti infette, nonché scalzature, ove possibile, asportazioni di terra del ceppo, altre pratiche colturali tendenti a ridurre l'umidità attorno alla pianta. La prima di queste è l'asportazione immediata delle foglie in autunno. Aldo Pollini, Ivan Ponti, Franco Laffi, fitopatologi di livello nazionale, non solo, riguardo ai marciumi del colletto, suggeriscono il trattamento molto efficace nei confronti di questa malattia, si sono dimostrate le applicazioni fogliari con etisolfito di alluminio, che è in commercio, il nome commerciale non lo dico per non far pubblicità a nessuno, comunque è un fungicida sistemico, da effettuarsi a cadenza mensile durante i mesi primaverili e autunnali. Grazie, io. La conduzione straordinaria appunto il comune non tocca, perché tocca il cittadino quando deve uscire dalle sue ieri perché ti lascia la portiera della mano. Quello sicuramente è un problema che cerchiamo in Viale Beroni di risolvere contestualmente appunto al problema delle piante. Io volevo solamente mettere in evidenza una cosa, che l'amministrazione si fida di cosa l'agronomo ci ha, della relazione che ha dato l'agronomo. Abbiamo discusso molto su questa cosa, non siamo nati, cioè io sono stato descritto come un'amministrazione di pazzi perché fa questa operazione. Noi naturalmente facciamo un'operazione che è a ragion veduta, abbiamo seguito le indicazioni che ci ha dato un esperto. Logico che non possiamo dare l'incarico a 10 esperti perché sarebbe venuto. Io faccio il medico di professione e se un paziente per fare un banale tipo di trattamento o di cura o di intervento va a sentire 3 o 4 medici, ogni medico dà delle indicazioni un pochino diverse, ma il paziente si deve fidare di un medico perché sennò viene fuori un gran pasticcio. E qui più o meno la stessa cosa, in medicina la scienza non è esatta e penso che anche in questo tipo di scienza, di botanica, la scienza non sia completamente esatta, non ci siano delle cose perfette, quindi naturalmente qualche piccola differenza ci sia, ma l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello, uno, di mettere in sicurezza la città, due, di guardare al futuro della città e quindi piantare non tagliare una pianta oggi, tagliarla tra un anno, vorrebbe dire creare una disarmonia del viale o della strada e quindi secondo me stiamo facendo una scelta corretta, naturalmente seguendo le indicazioni che vengono date dai tecnici. Lascio la parola alla dottoressa. Allora, mi presento, sono Riccarda Cornetto, risiedo a Rivarolo da quando sono nata, quindi c'è anche questo carattere di affezione di cui lei ha parlato, sono credo 6 generazioni, quindi una delle famiglie più vecchie di Rivarolo, per cui questo viale diciamo che è stato sempre presente. Io parlo di Viale Barone perché risiedo lì, poi ovviamente sono... amo la natura, amo gli alberi, per cui non riguarda solo Viale Barone, bensì il posto in cui vivo. Volevo fare solo una piccola osservazione in merito alla comunicazione. Anche lei nella perizia ha chiarito sul fatto che la popolazione doveva essere ben avvisata su quanto si andasse a fare all'interno della città.
perché se si tratta di un arredo urbano vuol dire cambiare il porfido con l'asfalto piuttosto che fare un altro tipo di fontana, diciamo che la rilevanza è minima. In questo caso sono anche naturopata, ovviamente il verde ha un significato non indifferente per quanto riguarda la salute umana. Cosa vuol dire? Rivarolo è inquinata quasi quanto Torino, se non addirittura allo stesso livello. Gli alberi sono fondamentali per permettere all'uomo, che ovviamente ama le comodità, di poter respirare un'aria più, più pulita, per cui gli alberi si sacrificano per noi. Quello che io, siccome effettivamente io non sono un tuttologo perché ho laurea in economia e poi ho deciso di fare naturopata, per cui spazio, ma non sono un tuttologo, è per questo che ho chiamato in causa il dottor Andrea Bazzini, il quale è stato veramente molto gentile perché ci ha, diciamo, dato anche oggi, e quindi volevo ringraziarlo, a nome di tutta la cittadinanza di Rivarolo, perché lui qua in questo momento non è pagato da nessuno, per cui ha dato una spiegazione per i non addetti ai lavori, perché lei giustamente è agronomo e ha già fatto questi tipi di interventi. Io non avevo questo tipo di cultura, per cui ci siamo affiancati appunto al dottore. Ovviamente io sono caduta un po' dall'alto ed è per questo che poi ho fatto questa raccolta firme, perché in un momento mi è parso che abbattimento ambo i lati di tutti gli alberi di Viale Berrone. Il 25 di settembre io ho due numeri civici in Viale Berrone, il numero 8 e il numero 10, non ho ricevuto alcuna comunicazione nella buca delle lettere, va bene, sarà un caso, non lo so. E poi effettivamente al bar sotto casa avevo visto alla scoperta del patrimonio arboreo, ma no, mai più avrei immaginato che si trattasse di abbattimenti. Sì, ma il titolo era fuorviante, alla scoperta del patrimonio arboreo di Rivarolo. Io credevo, non sono andata oltre, ho detto oh, che bello, stanno parlando degli alberi di Rivarolo, ma no, oltretutto non ho partecipato, ma non per cattiva volontà, perché se avessi avuto un'informazione più, diciamo, stanno abbattendo degli alberi, decidiamo di sostituire gli ippocastani con il fraxinus, magari mi sarei venuta il 25 e non avrei fatto... Certo, se uno veniva alla riunione, veniva alla riunione nel caso in cui avesse saputo di che cosa si stava parlando. Lo sa, io nell'altra riunione ho detto una cosa, no? Che tutti hanno gli alberi, tutti essendo alberi che stanno di fronte alla casa degli altri, no? Cioè, se si parla di alberi, certo. Una serata, secondo me, è una serata in cui si sarebbero potuti chiarire tante cose, si sarebbero potute dire tante cose, ci si sarebbe colti qualche curiosità e soprattutto si sarebbero ascoltate anche le premesse che io oggi non ho fatto, perché io oggi non ho parlato delle premesse che stanno dietro le determinate scelte, perché oggi le premesse sono parte di quello che si fa. Sì. Allora, in tutte le cose ci sono diverse scelte opportune, nessuna delle quali totalmente giusta, nessuna delle quali totalmente sbagliata. Okay. Allora, nel caso delle noci, io ho già oggi un 50% di piante morte, non di vite. Delle rimanenti ne ho un altro 50% che sono morenti. Okay? Sinceramente andare a proporre all'amministrazione sul 25% delle piante rimaste di andare a fare dei trattamenti con prodotti da città, tra l'altro non si può neanche operare, però con i soffitti, con prodotti da città. Mantenendo un viale che ha 25% di piante mancanti, sinceramente mi trovo in grossa difficoltà rispetto a proporre il rifacimento di un piano intero, okay? Sapendo che comunque il produttore ha sentito
coltivatori di noci, interventi che ha citato a una condizione statica, che vedo in alcuni casi riescono a mantenere le piante sotto controllo, le piante continuano a far noci, soprattutto nei noceti. Nei noceti da legno, il legno perde di qualità, per cui infatti. Ma non è il nostro caso. Beh, allora si fanno sia di flebo, sia di flebo, sia di trattamenti, ma i trattamenti si possono fare, sono dei come parte politica dovete oggi andiamo a vedere oggi, okay, guardate le piante che sono rimaste e guardate le piante che hanno lei sopra, guardate la corteccia, vedete le piante che non ci sono più, cioè stiamo parlando di piante morte, moventi, morte, secchi in piedi, stiamo parlando di questo, stiamo parlando di chissà che cosa. Il suo discorso è molto interessante, condivido, è verde importante per la città. Infatti noi diciamo non è che però, il verde non è a tutti i costi a prescindere, okay? Cioè nel momento in cui io ho una pianta che sta male e non mi si dica che quegli alberi stanno bene, che sono bruciati per 9 mesi all'anno, che sono capitozzati, che vivono rispetto a una pianta che starà bene, che sarà bella, che esploderà nel suo vigore vegetativo, non so se tra una pianta che ha il colletto interno di 70 cm, pluricapitozzato con calio lungo, certo, non per forza pericoloso, tra quella che è di fatto bruciacchiata per 9 mesi all'anno, e una pianta che invece sarà più giovane, meno grande, starà bene, diventerà bella. Ma bruciacchiata dal sole, lei dice, bruciacchiata dal sole, intende? Dai, no, funghi. Dai funghi e dagli insetti, ok? E in conseguenza delle capitozzature venute. E tra una pianta che invece starà bene, giovane, che diventerà di una grande, cioè diventerà grande, cioè non so per quale due sia preferibile. Faccio fatica a concepire, mi tengo ma noi si chiama un scartozzo, non so tra tutti i piemontese, mi tengo una ciotteca per l'amore degli alberi, evitando di piantare un albero che invece stia bene. Non riesco a capire la logica. Io in questo momento rappresento non solo la mia persona, ma anche un'altra componente che in questo momento non è presente, la dottoressa Laura Tomasso, che ci siamo incontrate proprio, non ci conosciamo neanche, abbiamo deciso di fare questa raccolta firme, per cui in questo... non sono capace, non sono... Ok, si sente. No, rappresento non solo la mia persona, ma anche in questo momento l'altra parte, che è la dottoressa Tonso, con la quale ci siamo incontrate perché entrambi sensibili a questi abbattimenti abbiamo deciso di effettuare questa raccolta firme. Non perché siamo di scelte politiche particolari o meno, ma proprio per l'amore della natura e della città. No, difendiamo il verde, difendiamo la cura anziché l'abbattimento, perché altrimenti qua andiamo a finire la cura anziché l'abbattimento. Quello che abbiamo visto prima, cioè il terapia, utilizzo dei prodotti che abbiamo utilizzato. Degli ipocastati, cioè, l'endoterapia abbiamo visto la cameraria che riguarda gli ipocastati. Lei vada a vedere su un po' di bibliografia circa l'endoterapia e gli effetti che fa sull'ipocastino. Non lo vado a vedere. Vedremo cosa. Cioè, oltre a quindi bilancio della roba anche successiva. Questo potrebbe dire il servizio fitosanitario della regione Piemonte, che non mi risulta essere stato contattato. Noi faremo riferimento a questo. Ma mi suggerisco, tu sei convinto, mi dico cavolate, mi segnali. E lei ha detto oltretutto che la biodiversità urbana è una cavolata. Biodiversità urbana è una cavolata. No, non travisi le mie parole. Ha detto un viale. Si può scegliere di mettere 10, non si può scegliere di mettere una. Ok, la biodiversità raramente si fa in un viale stradale, la si fa in un bosco, si fa in un ambiente naturale.
in un ambiente cittadino prevalgono anche altri elementi, certo, della biodiversità. Ma io per biodiversità non intendo solo il numero delle varietà di piante messe di moda, intendo tutto, e qui parliamo di alberi di grosse dimensioni, intendo anche tutti gli altri esseri non vegetali, non funghi, non funghi, uccè, avifauna, insetti, che sono... No, perché lei ha proposto delle piante esotiche. E le piante... il Fraxinus esotico? No, il Fraxinus è una varietà americana, quella che lei ha proposto. La varietà, le piante autoctone invece... Cioè, scusi, nel Fraxinus lei mi dice, che nel Fraxinus angustifoglia raibuti gli uccelli non ci vanno a nidificare. Perché non raggiunge delle dimensioni dell'ipocastano. Quello sta dicendo. Io, guardi, Fraxinus angustifolia maturità. Cioè, lo stiamo registrando quello che lei sta dicendo. Certo, ma okay. Certo, ma non. Cioè, lei sta dicendo. Perché non ci. No. Angustifolia raibuti, gli uccelli non vanno a nidificare. Non dico che non vanno, non ci sono dati. Non ci sono dati. Ma non ci sono dati loro, che sta dicendo? Ci sono. Cioè, sono 30 anni che ci fanno, cioè servono dati o basta contare. La fauna autoctona, la fauna e la difauna autoctona, di cui ci sono, se andate su internet, si parla di atlanti di avifauna urbana, e l'Italia è il paese europeo che ha il maggior numero di pubblicazioni in questo senso, e sono fatti da esperti ornitologi noti a livello europeo, se non solo. Quando avranno... perché la pianta adulta avrà raggiunto delle dimensioni tali che potrà fornire nidificazione, rifugio, quello fruttifica anche, cioè, impiega molti anni, parecchi anni a fruttificare. 10 anni? Io pianto piante già 10 anni, ci spieghiamo l'anno dopo. Però il discorso, lei me la, il discorso allora può riguardare anche gli olmi, di cui lei non ha preso considerazione nella relazione. Io chiedo la parola, sì, la presenza del sindaco cortesemente e dell'amministrazione comunale, perché io ho bisogno di fare un'interlocuzione di natura amministrativa e politica. È stato un bellissimo contraddittorio questo, molto utile, a tratti l'ho considerato anche abbastanza vivace, contestabile senz'altro dal punto di vista quantomeno amministrativo e politico, però ho assoluto bisogno di avere un confronto di natura politica. Non me ne voglia il dottor Corazzin, ma non era questo l'obiettivo, era quello di far parlare i cittadini, far esprimere ai cittadini le loro domande, le loro perplessità, e soprattutto per quanto riguarda i consiglieri comunali, l'amministrazione rivarolese, i gruppi di minoranza che non sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo, noi abbiamo bisogno di confrontarci, abbiamo bisogno di chiedere determinate cose, però io vorrei parlare di fronte ad un rappresentante della maggioranza. Come? No, il problema è un problema di natura amministrativa, nel senso che, allora, per quanto riguarda il gruppo consigliare, vabbè, c'è l'assessore di Emos, quindi io mi riferisco a lui perché lo ritengo un autorevole rappresentante. Ti pregherei di venire qua perché ti considero un interlocutore qualificato, assolutamente. Assolutamente. Allora, io in qualità di capogruppo di Rivarolo Sostenibile, no, ma mi piacerebbe se lei rimanesse, perché io l'ho ascoltata con molta attenzione e mi piacerebbe che rimanesse. Ecco, intanto è tornato il sindaco. Allora, come rappresentante del gruppo consigliare Rivarolo Sostenibile, sono stata alcuni giorni fa interpellata da numerosi cittadini e numerose famiglie che mi hanno interessata circa questo abbattimento che io definirei abbastanza scioccante, perché sicuramente c'è stato un difetto di comunicazione in primis.
Allora, naturalmente ho cercato immediatamente di capire quali erano le progettualità dell'amministrazione, perché è giusto leggere e documentarsi per poter essere in grado di dibattere e confrontarsi, ma ho ritenuto poi giusto con il mio gruppo consigliare sostenere la raccolta firme dei cittadini delle due promotrici, Riccarda Cornetto e Laura Tonso, e sostenere questa raccolta. La domanda che loro hanno fatto anche a me direttamente è stata: ma secondo te esprimere il nostro parere, fare una raccolta firme, può essere utile ormai, visto che gli abbattimenti sono iniziati ormai? Questa, devo dire, è stata una domanda che mi ha colpita, mi ha anche fatto male come rappresentante del Consiglio Comunale, come consigliere del sindaco, perché non dimentichiamo che anche i gruppi di opposizione sono dei consiglieri del sindaco, hanno un rapporto diretto col sindaco che è il legale rappresentante dell'istituzione. Quindi ho ritenuto utile rispondere alla dottoressa Cornetto e alla dottoressa Tonso che sì, ritenevo assolutamente utile che i cittadini promuovessero questa petizione per ottenere un confronto pubblico in una seduta istituzionale, in una sede istituzionale come questa di stasera. Voglio ribadire questo fatto. Noi ci troviamo oggi qui perché una comunicazione efficace e trasparente da parte dell'amministrazione comunale, ritengo, verso i cittadini, non guardo l'amministrazione e quindi anche l'incaricato dell'amministrazione, ritengo che una comunicazione efficace e trasparente non vi sia assolutamente stata. L'incontro pubblico che è stato organizzato aveva, come è stato giustamente detto, un titolo fuorviante, perché alla scoperta del patrimonio arboreo è il titolo di una conferenza che ci erudisce in materia, ma non lascia intendere quello che sta per succedere veramente al patrimonio arboreo della città, in primis. Poi, no, non è questa. Il confronto con i gruppi consigliari in sede istituzionale di commissione non c'è stato, perché le autorità, diciamo l'assessorato, il sindaco, non hanno provveduto ad un confronto in commissione. Ritengo che una progettualità di questo genere meritasse un confronto degno di questo nome, anche portandolo diciamo a paragone e inserendolo nel contesto più generale del piano regolatore generale, visto che noi stiamo per andare ad approvare un preliminare di cui, tra le altre cose, assessore Diemoz, non abbiamo più notizie, quindi noi ora ci aspettiamo che lei porti il piano regolatore in consiglio comunale e magari anche senza passare in commissione, perché purtroppo troppo spesso ci siamo trovati in questa condizione. Quindi, visto che il concetto amministrativo è questo, visto che il comune di Rivarolo non è dotato di un piano del verde pubblico, ok? Quindi questa progettualità importante che incide ampiamente sul patrimonio arboreo cittadino esula da un piano che di fatto poteva essere approvato in consiglio comunale, non è stato approvato in consiglio comunale, non c'è un piano del verde. Questo piano del verde poteva essere portato in approvazione congiuntamente col piano regolatore, quindi questa tematica poteva essere discussa in itinere, visto che ci stiamo, siamo a ridosso del preliminare, e poteva essere diciamo oggetto di un confronto serrato e importante, perché quando si amministra la cosa pubblica ci deve essere deve essere il coinvolgimento della cittadinanza e dei rappresentanti in consiglio comunale. Non stiamo amministrando casa nostra, stiamo amministrando la casa di tutti. Dopodiché, fatta questa premessa, allora, a nome del mio gruppo consigliare, io chiedo che l'amministrazione comunale fermi l'esecutività di questo piano, apra un tavolo tecnico-politico-amministrativo di discussione, soprattutto su queste classi,
CD, perché dalla lettura delle due relazioni, la relazione complessiva, perché abbiamo letto gli atti, e la relazione particolareggiata rispetto a Viale Berone e Parco Malgrà, che sono due viali storici cittadini, che appartengono alla storia e sono sempre stati tutelati, dalla lettura di queste due relazioni emergono delle contraddizioni. Contraddizioni nei termini e nella sostanza, perché nella relazione generale viene detto che l'ha spiegato bene l'agronomo, il dottor Bazzini, le piante che sono inserite in classe CD possono essere oggetto di coltura. No, possono, fine, concludo. Concludo. Sindaco, devo fare la richiesta. Faccio la richiesta, arrivo, però consentitemi, perché visto che il confronto non c'è stato, allora vado avanti, allora il confronto in commissione non c'è stato, allora vado avanti, allora io chiedo a nome del mio gruppo consigliare che si fermi la progettualità, si apra un confronto in un tavolo tecnico, una commissione, e si fermino questi abbattimenti degli alberi in classe C e D per verificare insieme, come è giusto che sia perché stiamo parlando del patrimonio di tutti, per verificare insieme se sia possibile evitare il taglio di questi alberi in classe C e D, perché noi riteniamo dalla relazione dell'agronomo anche Bazzini, che ha fatto a voce oggi, che ci sia spazio per rivedere. Voglio dire soltanto adesso all'agronomo dottor Corazzin, nel suo intervento sono venuti fuori numerosi concetti, io ho fissato delle parole chiave nella mia mente. Allora, lei ha parlato di parametro ornamentale, impatto estetico, ciofeche, risparmio per l'amministrazione pubblica e danni vari da fioriere che hanno soffocato il colletto dell'albero. Ok, stante il fatto che noi concordiamo sul fatto che quelle fioriere quadrate hanno provocato dei danni e che creano un disagio alla cittadinanza nel parcheggio e quant'altro, però io spero che l'abbattimento di quelle fioriere non sia la ragione scatenante del contestuale abbattimento degli alberi, cioè io spero che si possa intervenire sulle fioriere senza intervenire abbattendo gli alberi. Dopodiché, se la strategia dell'amministrazione comunale è risparmiare sulle cure, risparmiare abbattendo e reimpiantando alberelli che per molti anni non necessiteranno più di manutenzione, legittima scelta politica che non condivido, perché credo che ci sia margine e spazio. Risparmiamo i soldi dei cittadini, ma non può essere tutto ridotto solo a quello, perché c'è un valore storico. Poi sicuramente non c'è stato col piano paesaggistico regionale, noi abbiamo fatto un'interpellanza stamattina alla Regione Piemonte sul piano paesaggistico regionale e su quello che prevede e su quello che è stato previsto dall'amministrazione comunale, quindi abbiamo chiesto l'UNI in merito alla compatibilità. Attendiamo una risposta dalla Regione Piemonte e vorrei che l'amministrazione tenesse in conto. Chiudo. Perché tutti i piani sono ordinati ormai parlano ad 80% di quello che è la valenza ambientale dell'edificazione, dell'ambiente della città, eccetera, eccetera. Il piano del verde, come chiedevi tu, è un piano che va a seguito di quello che è il piano regolatore, per andare a una marea di cose, dai filari, ai problemi di spostamento della fauna, ai problemi di disimpianto dei filari che ci sono, c'è anche un altro nome, che sono tutti temi che sono molto molto sentiti all'interno del territorio. E il piano del verde sicuramente andrà di conseguenza, cioè a cascata del territorio, perché dovrà non solo dirci come va fatto, ma dovrà regolare mille cose, immagino, per si va a realizzare quali sono le compensazioni di carattere ambientale.
ambientali in conseguenza della verifica della strategica ambientale. Ci sono mille considerazioni di questo genere. Al di là di questo, quindi questo è l'aspetto di piano innovatore, io volevo fare una considerazione molto generale, non voglio andare a definire C o D perché comunque abbiamo uno dei massimi esperti, consulente di comuni che rispetto a noi ne facciamo ridere, no, quindi credo che ci sia tutta la fiducia nelle indicazioni che il dottor Corazzin ci ha dato. Quello che mi preme sottolineare che non c'è una dualità di visione tra quello che è la visione dell'amministrazione e quello che è la visione dei cittadini. Io credo che la raccolta di firme sia dovuta al fatto che tutti noi come rivalaresi siamo affettivamente nella nostra retina è presente l'immagine di questi viali, i nostri avi ci hanno lasciato una situazione urbanistica con questi viali. Ma siamo tutti della stessa parte, cioè stiamo cercando di fare tutti un'operazione di carattere ambientale. E quindi, in conseguenza anche di quello che poi è successo negli ultimi 10 giorni di problemi idrogeologici, di abbattimento di alberi, in modo un po' polemico ho pubblicato su Facebook il Movimento 5 Stelle che contestava la mancanza di prevenzione a un comune perché erano caduti degli alberi, no? Quindi il tema è che tutte le volte che si è da una parte o dall'altra politicamente si utilizza questi metodi per fare un po' di polemica. Io credo che siamo tutti dalla stessa parte, cioè non c'è un atteggiamento non ambientalista da parte nostra e invece sono molto ambientalisti coloro che raccolgono le firme, siamo tutti dalla stessa parte, cioè stiamo cercando di fare un'operazione di carattere ambientale, o mi sbaglio, di riqualificazione del verde, di riqualificazione paesaggistica perché credo che ce ne sia bisogno e anche di sicurezza perché comunque abbiamo visto perfettamente che ci sono degli alberi definiti in classe D che possono cadere, abbiamo dei problemi di sicurezza oggettiva, quindi stiamo facendo tutta un'operazione che è un'operazione per il bene collettivo di Rivalora, quindi non vedo, a mio giudizio, poi magari tu stai dicendo assolutamente no, non vedo che ci sia una parte, l'amministrazione che sta operando in modo anti-ecologico e qualcuno che sta operando in modo ecologico, no, siamo tutti di una parte, magari con visioni leggermente diverse, qualcuno mi dice è corretto curare l'albero, qualcun altro mi dirà è corretto non curare l'albero ma dal punto di vista paesaggistico ripiantare degli alberi, quindi cioè, voglio dire, l'operazione seppur con visioni diverse, ma è dalla stessa parte. Questo era un po' il tema che volevo affrontare. Io devo assolutamente, dobbiamo chiudere perché il tempo stringe, se no viene notte e quindi viene vanificata. Un attimino. Allora lascio, però velocemente. Lei che, è lei il padrone di casa, io sono un ospite. Allora, come rappresentante di una parte perlomeno finora della cittadinanza, perché la raccolta firme sta continuando, se si vuole diciamo considerare oppure effettivamente l'amministrazione può anche decidere di cestinare, quindi questa è una scelta vostra, io sono dello stesso parere del consigliere di minoranza Marina Vittone di rivedere le cose e perlomeno sospendere gli abbattimenti di tutte quelle piante che sono in classe C-D, perché adesso mi sono documentata anch'io, queste C-D potrebbero diventare eventualmente delle C, quindi migliorare la loro posizione. Questa è la mia richiesta sul fatto che comunque ho rappresento questo comitato. Grazie. Io concludo dicendo che l'amministrazione, allora, l'amministrazione ha dato un incarico ad un agronomo, l'amministrazione ha recepito una perizia fatta all'agronomo. Se io oggi facessi diversamente da quello che lui mi dice e domani mattina, dopodomani, eccetera, cade una pianta, va in carcere lei o ci vado io? Viene indagata lei o viene indagato io? Me lo risponda? Allora, ci sono piante che ha detto chiaramente che magari non sono in classe D, ma potrebbero cadere perché sono lì 6. Allora, la responsabilità è sua o mia? Allora, io a questo punto c'è un progetto, allora viene a firmarlo anche lei.
c'è un progetto firmato da un agronomo, una perizia, che mi dice di fare così e io farò così. Andiamo prima in Parco Malgrà e poi, perché diventa buio, in Viale Berrone in qualche modo ci si vede. No, prima Malgrà, ok?